Carissimi ascoltatori del Capoluogo, buongiorno. Questo venerdì chiuderà l'appuntamento delle famiglie voluto dal sindaco Pierluigi Biondi qui all'Aquila, delle famiglie in centro, il venerdì in centro. Ebbene, non poteva mancare il 9° Reggimento Alpini, questa mattina ha installato questa cucina da campo e questa sera cucinerà per gli aquilani. Siamo con il caporal maggiore Anello, buongiorno Francesco, io la chiamo così perché è troppo davvero complicato ricordare tutte le sue qualifiche. Oggi è una bellissima giornata, una festa per la città che vi ospita, il 9° Reggimento Alpini c'è qui in piazza. Sì, grazie a voi per l'invito. Noi siamo qua come sempre a rispondere alle chiamate fatte. Noi siamo con una cucina campale piazzata a Piazza Duomo, dove cucineremo un primo, una matriciana rossa per la popolazione. Ma questa è la stessa cucina che utilizzate per le emergenze e per le necessità? Sì, no? Per le emergenze. Una cucina da campo, come si chiama? Una cucina campale, una carter, 200 razioni che sviluppa... 100? No, 200 razioni. 200 razioni. In poche parole, ogni ora toglie 200 razioni da mangiare. Accidenti, complimenti. Allora ci porta a visitare questa cucina da campo che avete organizzato qui in piazza, giustamente rispondendo all'invito del Comune dell'Aquila. Buongiorno, qui c'è un altro caporal maggiore Caporal maggiore capo scelto, qualifiche speciali, Fantauzzi Benedetto. Buongiorno Benedetto, grazie allora per la tua ospitalità. Prego. Che cosa avete fatto? Sì. Abbiamo fatto le mezze maniche con l'anduia, un piatto tipo calabrese, l'abbiamo presentato in Abruzzo. Per cogliere l'occasione appunto per questa sera, perché abbiamo una cena aperta a tutti gli aquilani, per stringere il rapporto fra l'Aquila e gli Alpini, il 9° Reggimento Alpini. Adesso le presento la cucina campale che è alle nostre spalle. Sì, bellissima! Una cucina da campo che come potete vedere è trasportabile facilmente e agilmente. Sì, prego. Abbiamo il personale logistico che si occupa appunto dell'allestimento della cucina da campo, abbiamo gli operatori che è il cuoco, caporalmaggiore capo Fisco Luigi qua presente, il responsabile del servizio caporalmaggiore capo Anello, e prepariamo appunto le reazioni per questa sera per la città dell'Aquila. Ci faccia vedere. Prego. Allora, entriamo dentro, si sente un profumo, ragazzi, che non potete immaginare, sono dentro la friggitrice gli arancini o le arancine? Qua bisogna vedere se siamo di Catania o se siamo di Palermo, le arancine perché siamo d'origine di Catania. Allora, aspetti. La cucina campale predispone di due bollitori con capacità di 200 razioni, una piastra che praticamente ha la possibilità di far cucinare 400 persone nell'arco di un'ora. Poi abbiamo la specialità appunto della Sicilia, caporalmaggiore capo Aiello, sta cucinando gli arancini appunto per l'ospitalità appunto della città dell'Aquila. E poi abbiamo il materiale di magazzino. Ma questa sera il menù che cosa prevede quindi? La pasta con l'anduia? Abbiamo pasta alla matriciana per circa 1000 persone abbiamo predisposto. Ma gratuita? A titolo gratuito per tutta la città dell'Aquila. E allora, cari aquilani, non perdete questa occasione del venerdì in famiglia in Piazza Duomo. Vi aspetta la cucina da campo degli alpini del 9° Reggimento per assaggiare la matriciana con l'anduia. Confermo. Quindi 1000 pasti a disposizione degli aquilani. Sì, confermo 1000 pasti per gli aquilani. Questa cucina l'avete utilizzata negli ultimi anni? L'abbiamo utilizzata per il terremoto dell'Aquila 2009. La utilizziamo molto spesso per le situazioni interne ed esterne del reggimento. Che si ricorda per caso dove era posizionata questa cucina nel 2009? Nel 2009 avevamo Marruci, Pizzoli, aiutatemi, Barete, Globo, Piazza d'Armi e Bazzano, su tutto il territorio aquilano. Cioè tante cucine come queste sparse in questi campi? Diverse cucine. Accidenti, aspetti che arrivo. No, eravamo sotto il territorio aquilano e c'erano le tennopole non militari. Le tendoni militari che ignoravamo noi erano il Globo, Barete e Luco di San Giovanni, dove erano proprio i militari, i centri più grossi. Purtroppo ce le ricordiamo, sì. Solo il Globo erano 50, erano la bellezza di persone dichiarate che venivano a mangiare, erano quasi 7000 persone a pranzo. Beh, ci ricordiamo benissimo, la tendopoli del Globo era gigantesca, sì, in effetti. Grande. E c'era proprio lei? No, io ero responsabile all'interno della struttura, della caserma Pasquali. Sì. Quindi questo è il bollitore, questa è la piastra. E questa cosa grande qui che cos'è? No, è un forno, sempre per 200 razioni. Accidenti, quindi questa si chiude e si porta? Si chiude e si porta, è trasportabile con una CTL. Anche il tendaggio è direttamente incluso nella cucina da campo.
tutto ignifugo la parte di sopra, sì, accidenti. Con la canna fumaria appunto esterna che tira fumi all'esterno. Complimenti davvero, soprattutto per quello che fate, ma ancora di più oggi perché vi siete messi a disposizione della popolazione aquilana che potrà incontrare questa cucina in una situazione gioiosa, noi che magari siamo abituati a vederla in situazioni invece un po' più complicate. E questo che cos'è? Un frigorifero? Un forno, come le dicevo prima, un forno, sì, un forno. Andata davanti non si vede. È alimentata alle 2:20 come corrente, e questo lo dimostra anche il forno. Eccolo qua, questo è il forno. Accidenti, che sì. Bello, davvero complimenti. Grazie per tutto quello che fate, grazie per il vostro invito. Grazie. E allora, carissimi aquilani, in questo venerdì in famiglia, il 9° Reggimento Alpini vi aspetta per degustare le mezze maniche alla matriciana, con l'anduja calabrese. Aperto a tutti a titolo gratuito. Però gli arancini sono per noi, adesso ce li assaggiamo. Ciao a tutti e buona giornata. Ciao. Arrivederci.